al terreno. Il piede deve stare sotto la perpendicolare del ginocchio. Il busto deve stare dritto. L'arto di stacco deve finire la sua estensione completa. Ok, gli do degli input. Fatemi vedere. Fermi, bravissimi. Tutte e due qua. Tu ti chiami? Alessandro. Alessandro, tu ti chiami? Marco. Marco. Alessandro e Marco hanno fatto, senza volerlo, una cosa molto bella. Perché? Alessandro ha fatto un passo e stacco da saltatore in estensione. Marco ha fatto un passo e stacco da saltatore in elevazione. Perché avete visto contemporaneamente come lui era molto penetrante in avanti. Quindi ha creato questi angoli, diciamo, di 20, 21, 22 gradi. Proiezione centro di massa. Lui invece andava più in alto e quindi ha creato questi maggiore. Angoli più aperti. Maggiore. Allora, l'esercizio che fa lui, oltre a servire come un esercizio specifico per un saltatore in alto, può servire a tutto il mio gruppo quando voglio fare un lavoro di forza a carico naturale, perché gli faccio vincere che cosa? La forza di gravità, e quindi lo faccio andare più verso l'alto. Quando devo fare un esercizio più specifico per quanto riguarda il salto in lungo, è chiaro che gli chiederò di fare un esercizio come quello di Alessandro. Lo riprovate uguale? Guardate bene quello che vi ho detto, adesso lo vedrete in un'ottica diversa. Guardate la diversità, guardate l'arto libero di Marco e l'arto libero di Alessandro. Andiamo, come prima, La vedete la differenza? Bravissimi. La vedete anche la differenza di contatto del piede a terra? Come quello di Alessandro è più dinamico, come quello di Marco invece sta più a terra perché va più in alto. Ma quando si fa il salto in alto a livello internazionale, uno stacco di un lunghista e di un triplista è molto più basso di quello di un saltatore in alto, che supera tranquillamente in alcuni casi anche 200 millesimi di secondo. Nel salto in lungo e salto triplo, 200 millesimi di secondo non sono mai i tempi di contatto che si hanno. Parlo sempre di atleti evoluti che sono il modello di prestazione. Ci siamo? Proviamo tutti quanti il passo stacco. Due alla volta qui. Quando ci sono esercizi tecnici difficili, anche uno alla volta. Perché l'allenatore deve osservare e correggere. Provate piano piano. Piano piano, vai. No, lui che cosa fa? Stacca e riscende con lo stesso arto. No, bisogna riscendere con l'arto libero. Ah, vabbè. Sì, vai, 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 vai. Lui sta con la punta bassa. Bene. No, continua, è continuato, questo è passo e stacco alternato. Bravo, le ragazze lo fanno sempre meglio, la signora fa le champagne, ma va bene. Va benissimo, signora, va benissimo. Bravo. Poi il 10 milista, piano piano, questo ti serve. Allora, tutti questi esercizi a te ti servono per riacquistare forza. Te, questi sono tutti esercizi che fatti sul strato ti servono per riacquistare forza delle gambe. Che sono esercizi a carico naturale, capito? Questi esercizi forse, e questi esercizi fatti in salita. Sì, ma io lo faccio in ballo, con un angolo indurito per...